Dobbiamo mangiare il miele, è buono! Noi prima di uscire dobbiamo anche imparare a ordinare bene le grandi dispense, a fare del buon miele dal nettare che le nostre sorelle maggiori ci portano dall'esterno dell'alveare e infine immagazzinarlo insieme al polline. Certo, certo, anch'io so fare il miele, dice l'altra pina. Voi la mettete in ordine la vostra cameretta prima di uscire? Chi lo fa? Davvero? Una bugia? Davvero? Così fanno le apine anche. Anche le api mettono a posto la loro casetta. Quando si svegliano, poi si mettono in letto. È vero, e poi? E poi? A mamma, la mamma non è detto, le avevo nella mia papà. Dice l'altra pina, ma dimmi, non sei emozionata ora che puoi uscire dall'alveare e svolazzare in giro per la campagna? Un po' sì, ma per dirla tutta, ero più emozionata quando mi hanno promossa e sono diventata un'ape guardiana. Il mio compito era difendere l'alveare da chiunque, come una vera sentinella. Che emozione, io e il mio super giglione. Capito? Quindi le api devono anche difendersi, non si può soltanto lavorare. Perché ci sono dei cattivoni che vogliono fare male alle api e allora devono difendersi, hanno il pungiglione. Io invece preferisco fare quello che faccio oggi, cioè bottinare, volare di fiore in fiore a cercare tanto buon nettare e polline fresco. Le larvette vanno matte per il polline e poi anche il mio è un ruolo molto importante. Oltre a portare il cibo al mio alveare, porto anche dell'ottima acqua fresca. Ma facciamo esattamente le stesse cose, dice l'altra pina. Sia noi che viviamo libere in un albero, sia voi che siete allevati da un apicoltore nelle arnie di legno. Chi è che ha le api dentro un albero? Tu mi hai detto che avevi le api dentro un albero. Anche tu ce l'hai? No? Allora le api possono vivere o negli alberi libere oppure in queste casette che si chiamano arnie. Anche voi avete le api nell'albero? Sì? E abbiamo imparato che le api che vivono nell'albero fanno le stesse cose delle api che vivono nelle casette. Siete vicino a te. Davvero, qui sopra? Adesso ci sediamo vicine. Anche tu? Non vogliamo continuare ad ascoltare Laura che ci legge la storia? Dai. Dai, siediti. Ma allora, perché restate lì, in quella grande confusione, tutti in fila una accanto all'altra? Come l'hai chiamato? L'aviario, giusto? Sì, esatto, l'apiario, cioè l'insieme di tutte le nostre arnie. Io ci abito volentieri perché mi piace stare in compagnia e soprattutto perché in cambio di un po' di miele il mio amico Alfredo, l'apicoltore, ci aiuta a superare molte difficoltà. E qui abbiamo un apicoltore, cioè un amico delle api che aiuta le api a superare tutte le difficoltà per poter vivere felici. Allora, chi di voi da grande vorrebbe fare l'apicoltore? Tutti? Davvero? Anche tu? Anche tu? Allora Giuseppe, qui hai una classe di discepoli, una nuova generazione di apicoltori, bravi bimbi, perché essere amici delle api significa essere amici del pianeta e anche amici delle persone.